Ed eccoci qua, buongiorno ragazzi, ciao a tutti. Ecco Buongiorno. che c'è anche Lorenzo collegato. In realtà abbiamo lo stesso sfondo perché siamo in due stanze adiacenti, dopo anzi vado a fargli un abbraccio, no dai, non si può fare gli abbracci, distanziamento sociale. Ma poi non mi vuole, quindi lasciamo stare. Stai lontano. Come avete visto abbiamo scongelato Lorenzo dopo un anno che non si faceva vedere. Lo troviamo ancora in grandissima forma. Allora, intanto datemi qualche feedback se mi sentite e se mi vedete, anche se vedo online un po' di gente, benissimo, salutiamo tutti. Eccoli qua, perfetto. Stefano, Francesco, Michele, Chiara, Costantino, Pierpaolo. Bene, 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 bene. Perfetto. Ciao Marco, mi senti? Benissimo, ottimo. Va bene, adesso do il potere a Lorenzo del relatore, eccolo qua. Così poi puoi far partire le slide. Perfetto. Ciao Cosimo, ciao Raffaella. Perfetto. Ci si vede, ci si sente. Quando vuoi condividi le slide così cominciamo a vedere se quelle funzionano. Intanto io, nell'attesa degli ultimi ritardatari, vabbè, a parte i saluti iniziali, come dicevo, questo è arrivato a gamba tesa Lorenzo 2 settimane fa con questo endoprogetto sul Pola. Stavo pensando da un po' di tempo. No, no, pensando sì, poi ha bussato alla porta, ciao, tutto pronto, che facciamo? Un bel webinar? Sì, dai, facciamolo, hai ragione. Sì, anche se sappiamo che la scadenza era del 31-1, in realtà avevamo iniziato già a supportare qualche ente che ce l'aveva chiesto. Diciamo che pensavamo che vi eravate un po' più arrangiati da soli, mettiamola così, poi invece abbiamo visto che la questione era diventata un pochino più interessante, nel senso che c'erano molte documentazioni da compilare, c'era bisogno di un po' di supporto, l'abbiamo deciso, visto che ce l'hanno chiesto tanti, di impostare al di là del fare un po' di chiarezza, perché Lorenzo ci ha lavorato molto su questo appunto, soprattutto la parte sulla consapevolezza e capire un attimo di cosa stiamo parlando, perché abbiamo letto in giro alcune cose che sono sconvolgenti, abbastanza fuori luogo. Volevamo fare un po' di chiarezza e dirvi anche tutto quello che riguarda, come al solito, i comuni. Detto questo, appunto, sappiate già che all'ultimo vi farò vedere velocemente anche un'idea di come eventualmente darvi una mano se ci fosse bisogno, perché qualcuno me l'ha già chiesto via chat, quindi vi dico tranquilli, oltre a farvi paura, Lorenzo, con tutta la problematica, in fondo nella realtà, tranquilli che c'è anche un supporto come sempre, quindi se c'è bisogno siamo lì. Benissimo, Appennino Piemontese presente, grandissimi, bravissimi. Ah, mi dicono che non si vede chi sta parlando. Tu, ma lo Vedi? vedete, Lorenzo? Strano, ragazzi. Mi vedete invece? Vedete me? Vedete Lorenzo? Fatemi un feedback se è un problema solo di Pia oppure se non si vede niente. No, si vedono tutti, mi dicono. Ok, no, allora credo che Pia tu abbia qualche problema. O magari lo stai facendo da cellulare. Può essere. Intanto dico a Tiziana, saluto Tiziana che mi sta whatsappando. Vai tranquilla Tiziana, non ti preoccupare perché in questo caso abbiamo da esporre, poi se c'è bisogno di qualcosa tu nel caso mi scrivi e ti faccio accedere tramite la chat oppure tu scrivimi e nel caso rispondo tutte le domande. Questa volta non sono io relatore ma Lorenzo, quindi tra un attimo mi passo la parola, stavo solo aspettando gli ultimi ritardatari, però sono in background io, quindi sono io sulla chat e vi rispondo ovviamente oppure blocco Lorenzo se c'è qualche domanda inerente al momento in cui diciamo quello di cui sta parlando, ecco. Altrimenti lo lascio andare e poi facciamo una serie di domande alla fine, quindi so che Lorenzo come me non perde il filo perché è uno sempre bello sul pezzo, perciò nel caso anche se lo interrompo so che non si offende di sicuro. Va bene ragazzi, direi di partire, poi tanto vi anticipo già l'ultima cosa, ovviamente alla fine dell'evento vi manderò pomeriggio sera, massimo vi mando le slide e vi mando la registrazione, ok? E perciò non abbiate paura, quindi non me lo chiedete nemmeno, tranquilli che vi mandiamo tutto. Va bene, tu sei già relatore, puoi partire, io mi muto, mi sparisco e sono in background. Perfetto, allora, di cosa parleremo oggi? Parleremo di questo nuovo adempimento che è richiesto dal legislatore per tutte le pubbliche amministrazioni e poi vedremo anche per gli enti locali, che prende l'acronimo di POLA, Piano Organizzativo per il Lavoro Agile,
Che cos'è sostanzialmente? Sostanzialmente è una richiesta fatta dal legislatore di programmare una serie di interventi da attuarsi al termine dello stato di emergenza. Quindi la prima cosa che dobbiamo chiarire è che tutto ciò che si andrà a prevedere nel POLA non dovrà essere attuato immediatamente, ma dovrà essere attuato al momento in cui verrà revocato lo stato di emergenza. Si è fatto un lungo dibattito, la questione è stata posta anche direttamente al ministro Dadone, all'epoca ministro della pubblica amministrazione, circa l'opportunità di coinvolgere le amministrazioni, soprattutto gli enti locali, in questa fase emergenziale nel fare una programmazione che riguarda il futuro. Tuttavia, allo stato attuale, siamo tenuti tutte le pubbliche amministrazioni e anche gli enti locali a eseguire questa programmazione entro una scadenza che tra poco vedremo, perché non è una scadenza fissa, in realtà il 31 gennaio è una scadenza generale, poi per gli enti locali vige il testo unico degli enti locali, dopo andremo ad approfondire. Quindi è una programmazione che facciamo in vista di un momento che attualmente non è chiaro. Lo stato d'emergenza è stato prorogato, lo smart working nella pubblica amministrazione a queste condizioni va fino al 30 aprile, vedremo quando verrà revocato lo stato d'emergenza, però nel frattempo ci viene richiesto di fare una programmazione che riguarda il lavoro agile in condizioni normali, in condizioni non di emergenza. Per prima cosa, prima di approfondire che cos'è, in cosa consiste, cosa comporta l'adempimento, bisogna fare un chiarimento, cioè cosa intende il legislatore quando parla di lavoro agile. Allora, intuitivamente lavoro agile è la traduzione diretta di smart working e la parola agile di per sé non traduce efficacemente il termine smart, che si intende non solo come modalità agile, modalità flessibile, ma si intende anche una modalità di lavoro che ricerca soluzioni anche furbe, soluzioni per l'appunto smart ai problemi di ordine quotidiano. Però il legislatore, quando dice lavoro agile, intende una modalità di lavoro molto ben precisa, che adesso, se mi fa la grazia di girare le slide, io vado a presentarvi. In questa slide io ho riassunto le tre principali modalità di cosiddetta erogazione della prestazione lavorativa. La prima l'ho chiamata modalità classica e prevede per l'appunto la presenza fisica del lavoratore in ufficio, ovvero presso la sede di lavoro, prevede un orario di lavoro definito, quindi il classico cartellino che va timbrato al mattino, e prevede che la prestazione lavorativa venga valutata sia sulla base delle ore effettivamente lavorate, sia in base alla performance, cioè alla qualità e alla quantità del lavoro svolto. Nella modalità telelavoro, l'unico elemento che viene tolto dall'equazione è la sede di lavoro definita. Ok. Mentre rimane l'orario di lavoro definito, quindi il lavoratore di fatto lavora dove vuole, da casa, in un altro ufficio, in biblioteca, può lavorare dove vuole, connesso col proprio computer, ma è comunque tenuto a rispettare un orario di lavoro definito e la sua prestazione lavorativa verrà comunque valutata sulla base delle ore lavorate e sulla base della quantità e qualità del lavoro e del raggiungimento degli obiettivi. Il lavoro agile o smart working toglie due elementi all'equazione. Toglie la sede di lavoro definita, che in questa è simile al telelavoro, ma toglie anche un orario di lavoro definito. Cioè il lavoratore agile o smart worker è un soggetto che lavora quando vuole lui, dove vuole lui e lavora sostanzialmente per obiettivi, tant'è che la qualità del lavoro svolto viene valutata non più sulla base delle ore lavorate della performance, ma solo sulla base della performance. Quindi è un lavoratore che ha degli obiettivi da raggiungere nell'arco di una settimana, di un giorno, stabiliti e concordati col datore di lavoro. Se li raggiunge, viene valutato sia sulla base degli obiettivi che ha raggiunto, se li ha raggiunti tutti o se alcuni non li ha raggiunti e per quale motivo,
sia sulla base della qualità del lavoro svolto. Ora, in fase di emergenza, che viviamo tuttora, il legislatore aveva un solo principale obiettivo, che era quello di svuotare gli uffici, di evitare che in ufficio vi fossero troppi lavoratori rispetto a quanti erano necessari in funzione del distanziamento sociale, eccetera. Quindi, quando il legislatore in fase di emergenza parlava di lavoro agile o smart working, sottintendeva anche modalità di telelavoro. Tant'è che in realtà, principalmente in fase di emergenza, si è utilizzato il telelavoro, oppure delle forme ibride a metà strada tra il telelavoro e il lavoro agile. Per esempio, c'erano dei lavoratori che potevano lavorare da casa, non avevano un orario definito, però avevano delle fasce di reperibilità piuttosto stringenti. Quindi in fase di emergenza abbiamo fatto quasi esclusivamente uso sostanzialmente del telelavoro. In alcuni casi ci sono state delle amministrazioni che sono state in grado di implementare veri e propri sistemi di lavoro agile, quindi senza orario, senza sede, valutati esclusivamente sulla base dei risultati, ma il legislatore per il futuro, quando verrà revocato lo stato di emergenza, parla esclusivamente di lavoro agile o smart working. Il telelavoro quasi non lo cita più. Ora, la domanda sorge spontanea: come mai il legislatore, anche dopo il termine dello stato d'emergenza, ha come punto fisso quello di introdurre il lavoro agile nella pubblica amministrazione? Di pancia, di primo acchito, verrebbe da pensare che il lavoro agile non favorisca in realtà la produttività, non favorisca la lotta all'assenteismo. In realtà è tutto l'opposto. Sul punto io sono andato a prendermi dei dati ufficiali, dei dati che sono stati resi pubblici dall'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano e sono stati anche confermati dalle ricognizioni effettuate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione sui vantaggi che reca il lavoro agile o smart working per i datori di lavoro in generale, sia nell'ambito pubblico sia nell'ambito privato. E questi dati dimostrano, li vediamo tra pochissimo, che effettivamente la scelta fatta dal legislatore è dettata da ragioni oggettive. Il primo dato, che è comune sia nell'ambito privato sia nell'ambito pubblico, è un aumento della produttività a parità di ore lavorate, cioè è stato rilevato che lo smart worker tendenzialmente produce il 15% in più del collega che lavora in ufficio con l'orario di lavoro definito. Si sono anche interrogati gli psicologi sulla ragione. Il fatto è che il lavoratore agile, una volta che ha raggiunto gli obiettivi che aveva da raggiungere nell'arco della giornata, tutto il tempo che risparmia lo può investire nelle proprie questioni personali. Quindi è incentivato a produrre di più e più velocemente. Questo giustifica questo aumento generale della produttività. L'altro elemento che si è rilevato è la riduzione dell'assenteismo. Uno smart worker assenteista, permettetemi, è un idiota, perché se deve solo raggiungere degli obiettivi e lui si assenta dal lavoro, è evidente che quegli obiettivi non li raggiungerà. E questa è la ragione per cui nell'ambito dello smart working l'assenteismo è ridotto addirittura del 70%. E poi c'è una riduzione significativa dei costi fissi, più nell'ambito privato, a dire il vero, che nell'ambito pubblico, però si è rilevato che ogni lavoratore in smart working costa di meno in termini di utenze fisse, termini di elettricità, eccetera. Tant'è che il Politecnico di Milano ha calcolato che 6-9 giorni al mese di smart working comportano un risparmio annuo compreso tra i 4 e i 6 mila euro a dipendente. Ora, sono risparmi significativi e stiamo parlando di 2-3 giorni alla settimana di smart working. E sono tutti elementi che portano a ritenere che lo lavoro agile sia un valido strumento per superare certe piaghe, che sono, bisogna essere franchi, tipiche più della pubblica amministrazione che dell'ambito privato. Ora, i vantaggi non possono essere esclusivamente del datore di lavoro, sono anche per il lavoratore. E i vantaggi che sono stati rilevati sempre dall'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, ma in generale sono rilevate da tutte, più o meno tutte le pubblicazioni in materia,
Sono principalmente tre, poi ce ne sono tanti altri, però i vantaggi sono principalmente tre. Il primo è un vantaggio in termini di risparmio di tempo. Mediamente un italiano, questa è una media matematica, percorre 74, impiega 74 minuti al giorno per raggiungere il luogo di lavoro. Ovviamente c'è chi lavora 5 minuti dall'ufficio, c'è chi si fa 25 minuti di macchina al mattino, in media si spendono 74 minuti al giorno, un'ora e un quarto. Non solo, in media si spendono 17 euro al giorno per raggiungere la sede di lavoro. Ovviamente c'è chi anche qui prende un autobus, 1,50 euro, 3 euro al giorno, c'è chi invece prende la macchina per recarsi al lavoro. Ma il vantaggio più significativo è quello che gli specialisti chiamano il bilanciamento tempi di vita e tempi di lavoro. In sostanza, come si traduce questa affermazione? Che un lavoratore che non ha un orario di lavoro definito, ha solo degli obiettivi da raggiungere e non deve andare fisicamente in sede, evidentemente è avvantaggiato nella gestione anche degli impegni personali. Per esempio, un genitore che ha figli da accompagnare al mattino a scuola se la prende anche più comoda, non è vincolato a un orario di ingresso al lavoro. Una persona che ha un familiare malato, disabile o anziano da curare può permettersi una maggiore flessibilità per curare il parente. Chi ha figli piccoli è evidente che ha maggiori vantaggi nella gestione della propria quotidianità. Quindi il più importante dei tre è ovviamente quello di rendere più agevole il lavoro per molte categorie che avrebbero effettivamente bisogno di maggior flessibilità e che in assenza di smart working difficilmente potrebbero averla, nonostante l'esistenza di varie normative che tutelano le persone che, per esempio, hanno familiari disabili, eccetera. Quindi il legislatore ha tenuto conto di questi due importanti vantaggi, sia per il datore di lavoro, cioè per se stesso, sia per i lavoratori medesimi. Altri vantaggi, io ne ho rilevato uno, il principale. Ora sapete che attualmente abbiamo addirittura un ministero per la transizione ecologica. La questione dell'impatto ambientale è entrato ormai di diritto nell'agenda politica del nostro paese. Una piccolissima digressione che ho rilevato in un importante studio è che se lo smart working a livello planetario avesse continuato con i ritmi del 2019, quindi i ritmi precedenti l'emergenza da Covid-19, si avrebbe avuto un risparmio di 230 milioni di tonnellate di anidride carbonica, equivalente a 5 miliardi di alberi in più. Ovviamente anche questo è stato tenuto in considerazione dal legislatore quando ha deciso che, nonostante il termine dello stato d'emergenza, le pubbliche amministrazioni avrebbero comunque dovuto investire nell'introduzione del lavoro agile e anche in maniera significativa, tra poco lo andiamo a vedere. Dunque, immergiamoci nella materia. Ho appena finito di dire che questa programmazione va fatta praticamente oggi, ma si applica al termine dello stato d'emergenza. Quello che non ho detto è che il legislatore, già dal 2015, che è intervenuto in tema di modalità agili di lavoro. Infatti nel 2015 c'è stata forse la prima normativa strutturata in materia, l'articolo 14. L'articolo 14 poi è stato modificato nel luglio del 2020, tra poco vediamo i due testi a confronto, ed è stato introdotto un sistema decisamente più stringente rispetto a prima. Se infatti nel 2015 si era dal 2015 al 2018, perché l'obiettivo anche qui era triennale, era una fase che possiamo definire sperimentale, cioè veniva richiesto alle pubbliche amministrazioni entro 3 anni di raggiungere la quota di almeno il 10% dei dipendenti in modalità agile, con la versione del 2020 del già un 60%, però non spaventiamoci perché bisogna chiarire alcuni elementi. Primo, si parla esclusivamente di mansioni che possono essere svolte in modalità agile. Quindi l'operatore di polizia municipale piuttosto che l'operatore ecologico è molto difficile che possano svolgere la propria attività interamente in modalità agile.
Quindi sia nel 2015 sia nel 2020 si fa riferimento esclusivamente a quelle mansioni, a quelle funzioni che possono essere svolte in modalità agile. Quello che richiedeva nel 2015 era di raggiungere entro 3 anni una quota di almeno il 10% di dipendenti che, qualora lo avessero richiesto, avrebbero potuto accedere a modalità agili. C'è da precisare che nel 2015 il legislatore ha specificato sostanzialmente che non si potevano fare investimenti economici, la programmazione doveva essere quasi esclusivamente di natura organizzativa. La versione del 2020 attualmente vigente è la seguente: entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il piano organizzativo del lavoro agile OLA, quale sezione del documento di cui è l'articolo 10, eccetera, ossia sezione del piano della performance, di cui per l'appunto al decreto 150 del 2009. Quindi se prima facevamo il piano della performance o il PEG con dentro una serie di informazioni, adesso siamo tenuti a inserire anche un'apposita sezione riferita alla pianificazione per il lavoro agile. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile, prevedendo per le attività che possono essere svolte in modalità agile che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene. L'obiettivo del 60% è stato chiarito dalle linee guida ministeriali, è un obiettivo da raggiungere in 3 anni. Non è che al termine dello stato d'emergenza bisogna per forza garantire il 60%. Questo obiettivo lo si può raggiungere tranquillamente in 3 anni. Cosa importante, anche qui il legislatore ribadisce che bisogna garantire che i dipendenti in modalità agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Che cosa definisce il piano organizzativo per il lavoro agile? Le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale anche dirigenziale e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Ci viene in sostanza richiesto di fare una programmazione triennale per raggiungere un obiettivo. Al termine del terzo anno dobbiamo essere in grado di garantire che almeno il 60% dei dipendenti smartabili possano accedere al lavoro agile se lo richiedono. Quindi la cosa importante è che se oggi siamo tenuti obbligati dalle circostanze a lavorare in modalità agile, al termine dello stato d'emergenza, il lavoro agile diventa una facoltà. Il lavoratore smartabile ha la facoltà di scegliere se lavorare in ufficio con l'orario di lavoro definito e con l'obbligo di presenza, oppure svolgere la propria attività in modalità agile, quindi lavorando esclusivamente per obiettivi, senza una sede definita e senza un orario definito. L'articolo poi prosegue parlando del caso di mancata adozione, ma questo lo vediamo più nello specifico. È evidente che la differenza tra le due versioni, quella del 2015 e quella del 2020, è molto importante. Perché è stato introdotto il POLA? Perché nella versione del 2015 si parlava genericamente di programmazione degli interventi, eccetera, ma senza un contenitore entro il quale l'ente avrebbe dovuto inserire tutti questi interventi da programmare nell'arco di 3 anni per raggiungere all'epoca l'obiettivo del 10%. Adesso il legislatore ha introdotto un contenitore, ovvero una sezione del piano della performance, dove sono radunate tutti questi interventi organizzativi, tecnici, formativi e dove sono rilevati anche le modalità con cui valutare lo stato di avanzamento del piano e lo stato e la verifica degli obiettivi di performance individuale e organizzativa. Vediamo se ci gira la slide. Ok. Adesso veniamo a un punto caldo, un punto controverso che riguarda da un lato l'obbligatorietà del POLA per gli enti locali, dall'altro, lo vedremo
in seguito l'applicabilità o meno di un determinato sistema, tra virgolette, sanzionatorio. Quando io ho iniziato a studiare TOLA qualche tempo fa, la prima cosa che ho fatto, come fa chiunque praticamente, è stato quello di andare in Google, digitare TOLA, e per prima cosa ovviamente si accede al sito della funzione pubblica, quindi c'è tutta la normativa, si va a studiare, si leggono le linee guida ministeriali in materia, e poi su Google compaiono ovviamente una serie di articoli più o meno specialistici, di blog, di pubblicazioni, eccetera. Nella maggior parte di queste pubblicazioni veniva scritto che il TOLA non era obbligatorio per gli enti locali. Ora, io mi sono permesso di fare un approfondimento sul punto, anche perché i miei clienti, di transizione digitale, sono praticamente tutti enti locali. Quindi abbiamo fatto una digressione molto specifica. La documentazione riguarda il piano della performance. Come sapete, il piano della performance è il contenitore identificato dal legislatore che deve racchiudere una specifica sezione che si chiama POLA, piano organizzativo del lavoro agile. Ebbene, come sapete, se prendiamo il decreto 150 del 2009, il decreto 150 stabilisce due scadenze principali, quella del 31 gennaio, che poi vedremo anche tra poco, non vale di per sé per gli enti locali sopra i 5.000 abitanti, e il 30 giugno per la relazione annuale sulla performance. Un paio di pubblicisti web hanno letto il comma 1 bis, che per l'appunto prevede che la relazione annuale sulla performance può essere unificata al rendiconto della gestione, quindi di per sé la scadenza del 30 giugno non vale per gli enti locali, e hanno dedotto, non so in che modo, che anche il piano della performance per gli enti locali non fosse obbligatorio. In realtà qui si sta parlando della relazione annuale sulla performance, non del piano delle performance. Quindi, se andate in Google e trovate due articoli che sostengono questo, tenete conto che il comma 1 bis non parla del piano della performance, ma della relazione annuale sulla performance. L'argomentazione che però è maggiormente utilizzata riguarda il piano esecutivo di gestione. E qui bisogna fare un importante approfondimento perché ci sono due o tre considerazioni fondamentali. Ora, come sapete, gli enti locali sopra i 5.000 abitanti sono oggi tenuti all'adozione del piano esecutivo di gestione, mentre quelli sotto i 5.000 abitanti per loro è facoltativo. E sapete anche che al piano esecutivo di gestione sono unificati organicamente sia il piano dettagliato degli obiettivi, sia il piano della performance, che per l'appunto è il contenitore POLA. Ora, alcuni hanno dedotto che siccome il piano della performance è unificato al PEG, e siccome i comuni sotto i 5.000 abitanti non sono tenuti all'adozione del PEG, significa che i comuni sotto i 5.000 abitanti non sono neanche tenuti all'adozione del piano della performance. Ci sono alcuni enti ancora oggi sotto i 5.000 abitanti che non hanno adottato la performance. In realtà sul punto, per fortuna, è intervenuta la Corte dei Conti. È intervenuta a più riprese, la più importante deliberazione è la numero 1 del 2018, di cui vi propongo uno stralcio, ma vi invito a leggerla interamente perché è sempre di grande interesse, che afferma che i comuni sotto i 5.000 abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del PEG, devono redigere il piano della performance. Di conseguenza, devono redigere anche TOLA, la sezione del piano della performance. Ne consegue che i comuni sotto i 5.000 abitanti devono redigere obbligatoriamente solo il piano della performance, mentre il PEG è facoltativo. I comuni sopra i 5.000 abitanti, come sapete, possono unificare al PEG anche il piano della performance e la sezione relativa al POLA e il piano dettagliato degli obiettivi. Due considerazioni da farsi. Primo, i comuni sotto i 5.000 abitanti che non adottano il PEG seguono, per quanto riguarda il POLA e più in generale per quanto riguarda il piano della performance, la scadenza del 31 gennaio.
I comuni che adottano il piano esecutivo di gestione seguono, anche per quanto riguarda il POLAC, che è una sezione del piano della performance, la scadenza del PEG, ovvero i 20 giorni successivi all'approvazione del bilancio di previsione. Oggi sapete che il piano di previsione è stato, l'adempimento è stato prorogato al 31 marzo, se non vado errato, quindi si può dire che per quanto concerne il piano della performance e il POLA di cui oggi parliamo, la scadenza per chi adotta il piano esecutivo di gestione è la metà di aprile. Quindi occhio a essere sopra o sotto i 5.000 abitanti, perché se non si approva il PEG e si è sotto i 5.000 abitanti, la scadenza era il 31 gennaio. Quindi quando si trova online, il POLA non è obbligatorio. Per gli enti locali è in parte vero, cioè non siamo tenuti a redigere una sezione del piano della performance in un documento autonomo chiamato piano della performance, ma possiamo unificarlo organicamente, cioè i contenuti comunque li dobbiamo riportare, ma li riportiamo in un altro contenitore con una scadenza diversa rispetto al 31 gennaio. Di recente, infatti, il 28 gennaio, la Funzione Pubblica ha pubblicato questo chiarimento riferito al POLA, in cui si afferma che per la pubblica amministrazione rimane fissata al 31 gennaio la scadenza per il POLA per le amministrazioni diverse dagli enti locali. E infatti specifica la Funzione Pubblica per i quali la tempistica di approvazione dei piani di programmazione è quella stabilita dall'articolo 169. Cioè il legislatore, la funzione pubblica, non dice che gli enti locali sono esonerati dall'adempimento, dice che devono seguire le scadenze dettate per l'appunto dall'articolo 169, comma 3 e comma 3 bis. Quindi quando si, come ripeto, quando si legge non si è obbligati ad approvare il POLA, occhio, non si è obbligati ad approvare una sezione a sé stante di un documento a sé stante. Ma i contenuti previsti, almeno i contenuti minimi previsti dalle linee guida ministeriali, devono comunque trovare sede nel piano esecutivo di gestione. Adesso si gira la slide. La terza argomentazione è quella che riguarda il 30%. L'articolo 14, che prima abbiamo visto confrontato con la versione del 2015, prevede che in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30% dei dipendenti ove lo richiedano. Io ho sentito dire che questa affermazione sia indice del fatto che il legislatore intenda depotenziare già in partenza l'articolo di legge che sta approvando, cioè se già prevedo che le amministrazioni non adottino il POLA, significa che tutto sommato non lo ritengo obbligatorio, tutto sommato non ritengo cogente questa norma di legge. In realtà vi invito a fare due ragionamenti. Il primo, è vero che qui il legislatore dice che in caso di mancata adozione del POLA il lavoro agile si applica almeno al 30%, ma un conto è trovarsi in un ente, un piccolo ente da 5-10 dipendenti, un conto è trovarsi un ente da 30, 50, 100 dipendenti. Ora immaginatevi che all'interno di un ente arrivino 20 richieste di accesso al lavoro agile, non tutte insieme, magari distribuite nel corso di un anno. Ebbene, come si comporta il responsabile di posizione organizzativa? Che adempimenti deve fare? Deve dare i computer comunali oppure no? Cosa deve scrivere nell'accordo individuale? Che informativa deve dare per quanto riguarda salute e sicurezza sui luoghi di lavoro? Ma anche qualora riesca ad adempiere a tutti questi aspetti e a mandare in smart working il lavoratore che lo richiede, poi successivamente deve continuare ad assegnare degli incarichi. Quindi deve esistere un sistema per assegnare i compiti, verificare lo stato di avanzamento, verificare poi la performance del lavoratore. Quindi hai voglia di dire sì, tanto se non faccio il POLA devo solo applicare il lavoro agile almeno al 30% dei miei lavoratori. Hai voglia a non fare una programmazione. Infatti è importantissimo fare un distinguo tra il POLA e la regolamentazione.
È anche importante perché in alcune amministrazioni trasparenti ho trovato alla sezione Pola il regolamento comunale per lo smart working. La parte di regolamentazione, quindi il regolamento comunale e il Pola sono due argomenti completamente distinti. Il Pola è un documento di programmazione che è adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, che programma una serie di interventi volti al raggiungimento della quota obiettivo. Quota obiettivo è il 60% in 3 anni. La regolamentazione invece è il sistema di procedure e misure interne volte alla gestione del lavoro agile dal momento della richiesta alla valutazione della performance individuale. Cioè nel Pola non c'è scritto quale è il contenuto dell'accordo individuale, come fare l'assegnazione degli obiettivi e la misurazione dello stato di avanzamento lavoro. Nel Pola c'è scritto che per fare queste attività l'amministrazione provvederà, per esempio, a adottare un sistema, metti Asana, Rike, eccetera, un sistema buttata lì, e a fornire una formazione e informazione sull'utilizzo di quello. Quindi quando il legislatore dice il 30%, in realtà sta rafforzando l'obbligatorietà, perché il 30% comunque è un risultato difficilissimo da raggiungere se non si fa un minimo di programmazione. Quindi io leggo questo 30% più che come una forma di depotenziamento dell'articolo in questione, come un meccanismo di garanzia per i dipendenti. Infatti, io intendo questo passaggio come se il legislatore avesse voluto introdurre di fatto il diritto al lavoro agile del lavoratore pubblico, che di fatto non può subire le conseguenze dell'inerzia, cioè dell'inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, cioè se un comune non adotta il Pola, teoricamente il responsabile di protezione organizzativa potrebbe trovarsi nelle condizioni di negare sistematicamente l'accesso al lavoro agile. E a farne le spese sarebbero i dipendenti. Quindi, quando leggo che questo 30% è sintomo che poi, tutto sommato, questo polo non è obbligatorio, io aggiungerei tutta questa serie di considerazioni. Primo, praticamente sulla quasi impossibilità di introdurre almeno il 30% senza un minimo di programmazione. L'abbiamo visto tutti in fase di emergenza, quanto è stato difficile senza programmazione consentire il lavoro agile ai dipendenti. E sul distinguo che esiste tra la parte di programmazione, il Pola, e la parte di regolamentazione interna, quindi regolamento e tutto ciò che ne consegue. La domanda a questo punto sorge spontanea. Ma cosa rischia una amministrazione che non approva il Pola? Ora, nella mail di invito, noi abbiamo molto schiettamente inserito che in caso di mancata adozione ci sono una serie di sanzioni. In realtà bisogna essere onesti intellettualmente. È così, ma c'è ancora qualche velato dubbio che adesso vi spiego per onestà intellettuale. L'articolo 14 che abbiamo visto prima non cita forme di sanzioni. E perché? Perché il Pola fa parte del piano della performance che è regolato dal decreto 150 del 2009. Il decreto 150 del 2009, all'articolo 10,5, come sapete, prevede una serie di misure in caso di mancata adozione del piano della performance. La parola adozione è una parola molto specifica, cioè il legislatore non ha utilizzato redazione o pubblicazione, che comunque nell'articolo 10 utilizza. Quando parla degli aspetti, tra virgolette, sanzionatori, parla di adozione e parla di dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del piano. Il piano però viene adottato a livello politico. Quindi che cosa c'entrano i dirigenti? Ne consegue che la parola adozione non si riferisce all'approvazione del documento in sé per sé, ma all'attuazione nella pratica di quanto in esso è previsto. Ora, come sapete, in caso di mancata adozione del piano della performance è prevista il divieto di erogazione della retribuzione di risultato per i dirigenti, il divieto di assunzione di personale dipendente o
consulenti o collaboratori comunque da nominati, ed è stata recentemente introdotta anche la responsabilità amministrativa per gli organi di indirizzo politico-amministrativo. Ma due sono le domande che sorgono. Primo, questi meccanismi, tra virgolette, sanzionatori sono applicabili agli enti locali? Risposta sì, no, lo vediamo tra poco. Domanda 2. Con mancata adozione del piano della performance si intende anche l'adozione parziale del piano della performance, perché di fatto se io non adotto il POLA sto adottando in modo parziale il piano della performance. Quindi questi meccanismi si applicano anche nel caso di mancata adozione del POLA, quindi di conseguenza adozione parziale del piano della performance. Sulla prima domanda, cioè sull'applicabilità di questi meccanismi, tra virgolette, sanzionatori anche agli enti locali, si è espressa la Corte dei Conti. Si è espressa sia nella già citata deliberazione, la numero 1 del 2018, sia in tutta una serie di deliberazioni della sezione Veneto e sezione Puglia, che sostanzialmente lascia poco adito a dubbi, cioè l'adozione del piano per tutti gli enti locali è condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire, oppure l'assegnazione in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresenta una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato. Quindi, circa l'applicabilità di queste misure anche agli enti locali ormai c'è poco dubbio. Circa invece la seconda questione che ho posto, che riguarda l'applicazione parziale, l'adozione parziale del piano della performance dovuta a mancanza della sezione POLA, l'unico che si sia espresso è il professor Cairoli dell'Università di Perugia in un interessantissimo articolo che ho trovato online ieri sera. Proprio ieri sera ho trovato questo articolo, ho deciso al volo di citarlo perché giunge grosso modo alle mie stesse conclusioni, ma fa capire anche come sul punto serva un definitivo pronunciamento di chi è titolato a farlo. Vi leggo il passaggio. La norma, cioè il comma 5 dell'articolo 10, che riguarda per l'appunto questi meccanismi sanzionatori, non contempla l'inesatta o incompleta adozione del piano della performance, ma solo la mancata adozione senza precisare se sia sufficiente un'adozione parziale. Si potrebbe ritenere che sia rilevante l'inattuazione parziale tale da rendere il piano adottato solo formalmente e non nella sostanza. Per altro verso, il riferimento del POLA a un'apposita sezione del piano potrebbe suggerire la necessità della sua previsione e attuazione per ritenerlo adottato. Quindi sostanzialmente il professor Cairoli giunge alle mie stesse conclusioni, cioè che l'adozione parziale di un atto di, tra virgolette, programmazione di fatto non è adozione del piano stesso. Però a quel punto io vi lascio con un piccolo dubbio, cioè su questo l'ente che deve decidere. È ovvio che l'auspicio è quello che si decida di, insomma, si prenda una decisione senza per forza considerare a tutti i costi gli aspetti sanzionatori. Per una volta tanto ci viene richiesto di fare un'attività di programmazione di cui potenzialmente potremmo beneficiare tutti, ne beneficiano i dipendenti, ne beneficiano i dirigenti, anche perché dobbiamo comunque garantire il 30%, che il professor Cairoli afferma che la previsione per l'appunto del 30% è laconica e non esplica le conseguenze in caso di mancato raggiungimento della soglia. Che formulate in modo così aperto non sembrano precludere al singolo dipendente la possibilità di invocare il diritto all'attivazione del lavoro in modalità agile. Anche il professor Cairoli, per questo l'ho citato, perché per una volta ho trovato un articolo che la pensa come me, giunge alla conclusione che di fatto è come se fosse stato introdotto il diritto del lavoratore pubblico al lavoro agile. Lorenzo, ti blocco solo un secondo. Allora, aspetta, fammi vedere. No, c'era una domanda, eventualmente poi prenditi un secondo per rispondere se vuoi, perché stavo rispondendo io, ma volevo sentire anche il tuo parere, ovviamente. Mi chiedono se per un ente in dissesto finanziario il POL è obbligatorio.
Beh, non è precisato nulla per gli enti in dissesto finanziario. Cioè, di per sé l'articolo 14, l'abbiamo visto, parla di amministrazioni pubbliche. Quando parla di enti locali, fa riferimento al 169.2, non c'è nessun riferimento per quanto riguarda gli enti in dissesto economico. E qui purtroppo io alzo le mani, lo riterrei applicabile comunque, ma alzo le mani. Perché Sì. devo essere anche. Sì, dimmi. No, no, dicevo che come tantissimi altri adempimenti, poi non è mai specificato il concetto appunto degli enti in dissesto finanziario, quindi bisogna poi capire quale sensibilità hanno eventualmente gli organi sanzionatori rispetto a questo tipo di ente. Di per sé, dipende anche se voi l'avete attivato appunto lo smart working in modalità, e siccome si tratta di documentazione o comunque di mettere insomma una serie di file e di documenti all'interno dell'ente, di per sé io valuterei se eventualmente farlo indipendentemente dal dissesto. Perché Michele mi dice che il dissesto comunque comporta anche un degrado informatico. No, io aggiungerei una cosa anticipando elementi che sarei comunque andato a dire nelle slide successive, ma giusto per precisare, non è di fatto condizione vincolante quello di fare investimenti, cioè un ente può anche fare, si chiama piano organizzativo per questo, può fare anche un intervento esclusivamente di natura organizzativa a bilancio zero, quindi senza mettere un euro in investimento, che preveda l'accesso al lavoro agile nel limite delle possibilità, perché anche questo deve essere considerato, cioè l'ente non è nelle condizioni di migliorare gli aspetti informatici per raggiungere la quota del 60%. D'accordo, si metta per iscritto, c'è questo limite oggettivo e deve essere oggettivo, e allora a quel punto l'ente può non raggiungere la quota del 60%, però se ci sono delle ragioni strette, quindi in ogni caso una programmazione la si può fare. Sarà una programmazione principalmente organizzativa e gli aspetti tecnologici, se è effettivamente impossibile fare investimenti, si lavorerà con quello che si ha. Procedo? Sono altre Sì, mi domande? chiedevano anche. No, 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 c'è solo un'altra domanda. Beh, giustamente ho capito cosa intende Michele, proprio intendeva questo, come hai già risposto tu, cioè il fatto che appunto non avendo, essendo in dissesto finanziario, non avendo possibilità di fare implementazioni a livello informatico per poi garantire anche la sicurezza e tutto quello che ne deriva dall'organizzazione del lavoro agile, dice appunto siamo nell'impossibilità di permettere il lavoro agile stesso. Quindi qui secondo me i problemi sono a monte già ben più grossi rispetto all'organizzazione della documentazione di come gestire lo smart working, ma proprio da quello che vedo c'è proprio l'impossibilità di permettere lo smart working, che è ancora tra virgolette più grave, ma se deriva ovviamente da un dissesto finanziario, che bisogna prima risolvere dei problemi a monte per poter poi arrivare a seguire tutti gli adempimenti, per come la vedo io, cioè sicuramente che Se può non essere tutto. altro, vi dirò, l'articolo 14 l'abbiamo letto. Le linee guida ministeriali fortunatamente danno più dettagli, però il legislatore non è stato poi, non è la prima volta, lo sappiamo, non è stato poi così preciso. Quindi, nell'ambito di questa vaga imprecisione o riferimenti vaghi, in realtà si può andare incontro alle più svariate esigenze. L'ente che non ha le disponibilità finanziarie, oppure per esempio, l'articolo 14 non specifica se l'ente è nell'impossibilità oggettiva di raggiungere la quota del 60%. Il mio parere è che se c'è una impossibilità oggettiva ci si fermerà al 35%, al 40%, ci si fermerà addirittura al 25% se si è nelle condizioni di documentare un'impossibilità oggettiva. Questo però, a mio parere, il legislatore non l'ha specificato. Io in ogni caso una programmazione di tipo organizzativa la farei, la inserirei piano della performance, di modo che non si possa dire successivamente l'ente non ha adempiuto, quantomeno ha adempiuto nel limite delle possibilità. Ok, un'altra domanda invece che mi fa Anna Rita dice: per gli enti parco, che sono degli enti strumentali della regione, vale lo stesso principio? E anche qui si parla di amministrazioni pubbliche e c'è solo una digressione per quanto riguarda gli enti locali. Quindi vale per tutti a quanto pare. Addirittura ho ricevuto giusto ieri una questione che mi ha leggermente mandato in crisi di una dirigente di una istituzione scolastica che mi poneva la stessa questione.
Ovviamente a scuola non si può fare lo smart working agli insegnanti in fase non emergenziale. È evidente che quel 60% si riferisce al personale amministrativo, dipende poi dalla dimensione dell'ente. Quindi in realtà l'unica certezza è che si parla di tutte le amministrazioni pubbliche, ma per quanto riguarda gli enti locali c'è la disciplina dell'articolo 169, ma che riguarda unicamente la tempistica per l'adempimento. Questa è tutta una materia che bisognerebbe domandare direttamente a chi ha il potere di fare una variantistica autorevole, Corte dei Conti, eventualmente per gli aspetti sanzionatori, il ministro stesso, che peraltro io mi sono letto interamente l'audizione del ministro Dadone al Senato, sperando che il ministro in persona offrisse maggiori chiarimenti. Purtroppo il ministro non ha fornito alcun tipo di chiarimento. Le linee guida sono più per la parte operativa, per la redazione vera e propria del documento, e tutto questo non lo chiarisce. Dal mio punto di vista, sì, anche l'ente parco è soggetto a questo obbligo. Sì, io aggiungerei un'altra cosa invece a livello più funzionale, nel senso che al di là so che siete diciamo caricati di obblighi, scadenze e tutto quanto, ma in generale se siete una di quelle pubbliche amministrazioni, chiamiamole borderline, che non si sa mai se scusate, lo devo fare o non lo devo fare, in questo caso essendo un piano organizzativo e quindi sempre un documento. No, al di là della scadenza e dell'obbligatorietà, anche strategico, che comunque fa anche un po' il punto della situazione su come è stato organizzato e va organizzato un certo tipo di lavoro. Se anche non fosse obbligatorio, io ci penserei comunque a strutturarlo, perché comunque mi va a fare un certo tipo di analisi di chiarezza su anche tutto quello che è il lavoro che è stato fatto appunto per gestire e consentire lo smart working. Correggimi se sbaglio, Lorenzo. Poi aggiungerei questo: il POLA è la parte di programmazione, tutta la parte di regolamentazione interna comunque va fatta. Quindi qui stiamo parlando dell'adempimento piano organizzativo, che diciamo si può anche sintetizzare in 8-10 pagine al massimo, fare una programmazione. Figuratevi in un ente di 3 dipendenti quanta programmazione puoi andare a fare. È progressiva la cosa. La programmazione deve essere fatta bene, perché ci deve essere un'analisi di base, ma se qualcuno conosce molto bene il proprio ente, è in grado di farla in breve tempo e di sintetizzarla anche. Quindi in tutti i casi è un'attività di programmazione che tutto sommato per una volta tanto non ci richiede tantissimo tempo, richiede però un'approfondita analisi iniziale, quello sì, e lo vediamo tra poco nelle linee guida ministeriali. Quindi nel dubbio, lo dicevano i latini, meglio abbondare che deficere. Tradotta a metà italiana, latino, vabbè. Va bene, ti lascio continuare. Vedo che aspetta, no, aspetta, c'è un'altra domanda. Beh, intanto ringrazio Anna Rita. Beh, dopo Michele andiamo sul discorso smart working. Adesso lascio andare avanti un attimo Lorenzo e me lo segno io questa domanda. Vai pure Lorenzo, scusami. D'accordo. Allora, procediamo, perché adesso bisogna mettere le mani all'interno della materia vera e propria, cioè che cosa bisogna scrivere all'interno di questa sezione del piano della performance o sezione del. E qui per fortuna abbiamo delle linee guida ministeriali. Dico per fortuna perché per una volta tanto queste linee guida, che potete tutti quanti scaricare dal sito della funzione pubblica, sono scritte bene, ma veramente bene, scritte in un linguaggio tranquillo, chiaro, per niente tecnico. Sono anche divertenti da leggere, proprio perché per una volta tanto si sono scritte delle linee guida che non erano rivolte ai tecnici o agli specialisti, ma erano rivolte proprio alla platea di persone che lavorano negli enti locali, che non sono specialisti di lavoro agile. Potrebbero diventarlo mettendosi a studiare. Quindi la prima cosa, il primo consiglio che do è: scaricatevi e studiatevi queste linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile. Qui adesso facciamo solamente un excursus molto ampio, ho citato alcuni passaggi per capire che cosa va scritto all'interno di questa pianificazione. Poi vi suggerirei di approfondire meglio, o di approfondire anche insieme a me meglio il contenuto del documento, scaricando direttamente queste linee. Ho salvato alcuni passaggi, li leggo proprio papà di papà, li leggo insieme a voi. Le linee guida parlano di contenuti minimi.
per una volta ci dicono: guardate, care amministrazioni, sappiamo che siete oberati, sappiamo che avete tanto da fare, vi chiediamo quantomeno di inserire queste informazioni basic, minime. Poi, se volete fare, e vi invitiamo a farlo, una programmazione più estesa, lo potete sempre fare. In sede di prima applicazione, il PODA dovrà quindi essere inserito nella sezione del piano della performance 2021-2023 da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2021, e lo sappiamo che per gli enti locali la scadenza è diversa, quantomeno quelli che approvano il PEC. A regime, il PODA costituirà una sezione del piano della performance da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, da aggiornare secondo una logica di scorrimento programmatico. In ragione delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti, gli enti locali si adeguano agli indirizzi generali contenuti nel presente documento e declinano i contenuti specifici del PODA compatibilmente con le loro caratteristiche e dimensioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 169,3 bis. Anche qui, come vedete, non parla di deroga per gli enti locali, parla di tempistiche di approvazione e di accorpamento con altri adempimenti. È importante questa frase che ho appena letto, cioè il Ministero specifica che bisogna rapportare l'attività di programmazione alle dimensioni e alle caratteristiche del proprio ente. Cioè non sono a livello ministeriale dei pazzi che non sanno che la maggior parte degli enti locali sono comuni piccoli con pochissima disponibilità economica e in molti casi sottonumerati a livello di personale. Qui si dice: rapportate tutto quello che vi sto chiedendo alle vostre dimensioni e caratteristiche. Quindi in un ente di 3-5 dipendenti si fa una programmazione di poche pagine, in un ente molto più strutturato di conseguenza si farà una programmazione più strutturata. Si tratta quindi di un documento di programmazione organizzativa adottato dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, dopo faremo un approfondimento, all'interno del quale l'amministrazione riporta i seguenti contenuti minimi. E qui si vede quello che vi dicevo prima, cioè è un documento scritto in maniera semplicissima. Livello di attuazione e di sviluppo del lavoro agile. Domanda: da dove si parte? Sembrano proprio delle linee guida non scritte per degli enti pubblici. Modalità attuative: come attuare il lavoro agile? Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile: chi fa, che cosa fa, quando e come per attuare o sviluppare il lavoro agile? E programma di sviluppo del lavoro agile. Programma di sviluppo si intende per l'appunto l'attività da svolgersi nel triennio. Il Ministero poi approfondisce questi quattro punti dei contenuti minimi. Il punto primo, che come abbiamo visto è il livello di attuazione e di sviluppo del lavoro agile attuale, ci chiede di fare restituire una sintetica fotografia del raggiunto livello di attuazione e sviluppo del lavoro agile, che costituisce la base di partenza, baseline, per la programmazione del suo miglioramento nell'arco temporale di riferimento del piano. Questa è la parte più difficile in realtà del piano, l'analisi della situazione odierna. Perché se leggerete tutte le linee guida lo potrete certamente approfondire, non viene richiesto solamente di dire attualmente in smart working ci sono due dipendenti di questa funzione. Viene richiesto di fotografare, anche se in forma sintetica, però nel dettaglio. Per esempio, bisogna analizzare perché altre funzioni non sono state in smart working o lo sono state, poi lo smart working magari è stato revocato. Di andare a verificare il vero 60%, il reale 60%, quale dovrebbe essere delle funzioni smart hub. Cioè bisogna fotografare nel dettaglio, come viene adesso, l'attuale situazione tecnologica, le dotazioni tecnologiche, i software in uso, le connessioni attuali, se tutti i dipendenti hanno una conoscenza base degli strumenti che poi serviranno per il lavoro agile. Se i dirigenti e i responsabili di posizione organizzativa conoscono le attuali procedure e se non ci sono le procedure bisogna andare a scrivere, non ci sono le procedure, bisogna inserirle. Quindi la parte forse più complessa è questa. Molto spesso quando lo vedo io stesso nella mia attività,
faccio tante analisi per i clienti e poi mi dimentico di valutare la mia situazione personale, di professionista, il modo con cui utilizzo il computer, perché non sono abituato. Quindi non voglio fare lo sponsor spudorato, però per fare una corretta analisi del punto 1 servirebbe avvalersi qualche volta di un occhio esterno. Il punto secondo, che riguarda le modalità attuative, è più ampio, lo dobbiamo leggere tutto. Nel secondo punto, modalità attuative, l'amministrazione sintetizza le scelte organizzative operate per promuovere il ricorso al lavoro agile. Si ricorda che la norma prevede che possa avvalersi almeno il 60% con tutti i meccanismi di garanzia per evitare che i dipendenti in modalità agile subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e progressione di carriera. Si raccomanda di valutare attentamente in sede di regolamento o atto organizzativo interno, e qui si fa la specifica che la parte, la pianificazione poi si deve concretizzare in una regolamentazione, in misure organizzative interne, l'opportunità di ampliare il numero delle attività su tempo individuate in attuazione delle indicazioni contenute nella direttiva. È infatti ragionevole presumere che alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi mesi, nonché delle soluzioni organizzative e tecnologiche sperimentate, l'amministrazione ritenga svolgibili in modalità agile anche solo parzialmente attività non ricomprese negli atti organizzativi a suo tempo adottati. Cioè ci chiede di considerare nelle attività smartabili anche le attività parzialmente smartabili, cioè quelle attività che sì, purtroppo per fare quella cosa sono costretto a venire in ufficio, ma per fare tutto il resto posso farlo da casa. E allora in questo caso è consentito fare un'attività di smart working parziale, tot ore in presenza, tot ore in modalità agile. È quindi prioritario per ogni amministrazione rivedere gli atti organizzativi che disciplinano il lavoro agile al suo interno. C'è da dire che pochissimi enti hanno adottato una regolamentazione interna in fase d'emergenza. E addirittura pochissimi enti, proprio perché non c'era l'obbligo, hanno stipulato gli accordi individuali. Ecco, tutti questi aspetti vanno introdotti. Il consiglio è quello di fare prima la programmazione, il POLA, e poi dal POLA far discendere la regolamentazione interna, cioè farla in un secondo tempo. Prima la programmazione generale e poi l'applicazione delle misure organizzative. Misure organizzative che dopo vediamo in cosa consistono. Abbiamo fatto anche un approfondimento su quello. Il punto terzo parla di soggetti, strutture, processi e strumenti. Cosa significa? Allora, chi è banalmente che riceve la richiesta di lavoro agile dal dipendente? Chi è la figura abilitata? Responsabile di posizione organizzativa, dirigente? Che cosa deve fare in quel momento? Cioè, che procedura ha per accettare o rifiutare la richiesta? Processi e strumenti. Una volta che ha accettato la richiesta, che si è fatta la parte di accordo individuale ai sensi del decreto del 2017, 81 del 2017, e si è sistemata gli aspetti burocratici, poi come avviene l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere, come avviene il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi. Cioè, tutte queste cose vanno identificate nel piano. Cose che poi troveranno posto nella regolamentazione interna. È evidente, bisogna identificare chi fa e cosa fa, cioè l'organo di indirizzo politico che cosa fa, i dirigenti che cosa fanno, i responsabili di posizione organizzativa che cosa fanno, i singoli dipendenti cosa sono tenuti a fare, e tutto deve azionarsi in modo armonioso, di modo che nel momento la condizione ideale da raggiungere dovrebbe essere questa: nel momento in cui un dipendente fa una richiesta di lavoro agile, meglio se con un mobile, con un modulo già prestabilito, si attivi tutta una procedura già stabilita che porta il lavoratore a attivare che porta l'ente ad attivare la modalità agile in tempi stretti e a poterla continuare nel tempo senza che vi sia alcuna differenza tra chi lavora in modo agile e chi lavora in ufficio. Il punto quarto è il programma di sviluppo del lavoro agile. È la parte, se vogliamo, più divertente, perché una volta che si è identificato quello che c'è da fare, bisogna spalmarlo in 3 anni. Prima di procedere oltre, vi segnalo un bug o un buco nel sistema messo a punto dal Ministero. Noi non sappiamo quando la
lo stato d'emergenza verrà revocato. Io mi auguro il prima possibile, perché ho delle ragioni personali importanti, Andrea lo sa, nel senso che mi sposo a giugno, quindi a me che cavolo sono il più indicato ad aspettarmi che le misure vengano revocate, però potenzialmente potrebbe andare avanti fino a giugno, luglio, agosto, non la sto tirando a nessuno. E quindi noi a gennaio, meglio dire, ad aprile, facciamo una programmazione triennale e ci troveremmo con i primi mesi senza attuazione del piano. E quindi noi dobbiamo tenere conto nella programmazione anche di questo, l'ho chiamato bug. Potenzialmente potremmo fare una programmazione triennale che in realtà applichiamo in soli 2 anni e mezzo. Oppure dobbiamo rivedere la programmazione in corso d'opera per spostare in avanti gli adempimenti che avremmo dovuto fare nei 6 mesi che ci mancano. Ora, nel punto 4 delle linee guida, l'amministrazione descrive il programma di sviluppo del lavoro agile, il vero e proprio piano di attuazione e sviluppo del lavoro agile, articolato in 3 fasi. Fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato, distribuite entro un intervallo massimo di tipo triennale. Massimo, viene definito massimo dalla linea guida, io dico ideale, perché in molti enti è meglio distribuire in 3 anni questi adempimenti. Nel programma di sviluppo ciascuna amministrazione inserisce i seguenti contenuti secondo le indicazioni del paragrafo 5, che semmai dopo andiamo ad approfondire. Le condizioni abilitanti del lavoro agile. Cioè ci sta chiedendo di mettere nella programmazione. Arriva la richiesta di lavoro agile. La richiesta deve essere sempre accettata o può essere rifiutata? Può anche essere rifiutata. In base a che cosa? In base alle condizioni abilitanti del lavoro agile, i requisiti tecnologici. Posto il fatto che l'ente non ha l'obbligo di fornire i computer aziendali, ma è caldamente consigliato per ragioni di sicurezza. Quindi bisogna verificare se il dipendente ha i requisiti tecnologici, se possiede le conoscenze, ha fatto tutti i percorsi formativi richiesti, anche quelli per i software destinati al lavoro agile, se la sua funzione è smartabile, quindi le misure organizzative. Quindi bisogna identificare sostanzialmente gli elementi che il responsabile di protezione organizzativa deve valutare quando riceve una richiesta di accesso al lavoro agile. Modalità e stato di implementazione del lavoro agile. Prevedendo per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60% dei dipendenti possa valersene, cioè bisogna mettersi degli obiettivi percentuali. Primo anno 25-30%, secondo anno 45-50%, terzo anno 60%. Oppure chiede di inserire gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. Su questo facciamo un approfondimento in seguito, quindi lo lasciamo in sospeso. E poi chiede di valutare gli impatti interni ed esterni del lavoro agile. Inizialmente in previsione, quando si fa la prima parte di programmazione, e poi di anno in anno facendo una verifica su come è stato l'anno precedente. Come si fa a valutare gli impatti interni ed esterni del lavoro agile? E soprattutto cosa bisogna valutare? Bisogna valutare se c'è stata una percezione di miglioramento del servizio da parte dei cittadini, se c'è stato un aumento della produttività, se c'è stata una diminuzione dell'assenteismo, tutti questi parametri. Come si fa? Io normalmente utilizzo dei questionari, anche rivolti ai cittadini, oppure si utilizzano appositi strumenti di rilevazione, che se volete dopo andiamo a approfondire, ma io devo restare in massimo 1 ora e 40, quindi vedremo se avanziamo nel tempo. E tutti questi elementi vanno costituiti da parte di programmazione vera e propria. Le linee guida poi precisano che il POLA, in quanto atto programmatico che definisce obiettivi organizzativi legati alla revisione dei modelli di organizzazione del lavoro, richiede l'individuazione di specifici obiettivi con correlati indicatori e target di breve, medio e lungo periodo. Si parla qui dell'assegnazione dei compiti ai dipendenti, che è richiesto di valutare di ogni obiettivo target, indicatori di breve, medio e lungo periodo. Poi semmai approfondiamo anche questo. I soggetti coinvolti. Questa è una digressione molto interessante che fa il Ministero. Un ruolo fondamentale nella definizione dei contenuti del POLA
e in particolare della programmazione e di monitoraggio degli obiettivi in esso individuati è svolto dai dirigenti quali promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi. A tale proposito è utile sottolineare come alla dirigenza sia richiesto un importante cambiamento di stile manageriale e di leadership caratterizzato dalla capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di improntare le relazioni sull'accrescimento della fiducia reciproca, spostando l'attenzione dal controllo alla responsabilità per i risultati. Io mi soffermerei solo su quest'ultima frase, spostando l'attenzione dal controllo alla responsabilità per i risultati. Cioè, non sta dicendo il Ministero che non si deve più effettuare controllo sull'effettivo espletamento della prestazione lavorativa e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi. Sta dicendo che il lavoratore in modalità agile è, tra virgolette, meno soggetto a controllo. Poi sappiamo che il controllo dei lavoratori a distanza è vietato. E quindi sta dicendo che i dirigenti dovrebbero aumentare la cosiddetta responsabilità del lavoratore, che è un altro elemento di vantaggio che prima non ho citato nelle slide, cioè è stato calcolato che il livello di responsabilizzazione dei dipendenti cresce quando lavorano in modalità agile. Tutta la frase precedente, che è rivolta ai dirigenti, non la commento, ciascuna è scritta piuttosto in maniera chiara su quello che viene richiesto nell'ambito del cosiddetto stile manageriale. Penultimo approfondimento che riguarda transizione digitale e anche Andrea Marella: le amministrazioni si possono avvalere anche della collaborazione dei comitati unici di garanzia, degli organismi indipendenti di valutazione, dei responsabili della transizione al digitale e io ho aggiunto anche del responsabile protezione dati. Perché se si fa un piano organizzativo per il lavoro agile, se si introducono nuovi sistemi di gestione del lavoro, un parere del DPO è richiesto quando si introducono nuovi sistemi che prima non c'erano, ma giusto un parere per avere una garanzia. Ora, le linee guida dicono che le amministrazioni si possono avvalere, io oserei dire devono avvalersi, soprattutto del responsabile della transizione digitale. Qui sul punto Andrea Marella, come sapete, può argomentare per ore. Però è vero che nel momento in cui programmo un lavoro agile, faccio una programmazione triennale, gli aspetti tecnologici, per quanto stiamo parlando di un piano organizzativo, sono comunque all'ordine del giorno. E queste, molto spesso, la programmazione, per quanto riguarda la transizione digitale, la programmazione per il lavoro agile, coincidono. Ci sono tanti punti di contatto e tante cose che di fatto sono identiche. E quindi è obbligatorio, di fatto, coinvolgere il responsabile della transizione digitale nel processo di programmazione del lavoro agile. Sentivo Andrea che era assunto, è possibile? Magari un cosa? Ti sentivo che stavi arneggiando con sì. la probabilmente devi aggiungere qualcosa. Sì, sai che quando poi nomini queste cose io arrivo a gamba tesa all'interno del webinar. ne approfitto non per parlare del responsabile della transizione digitale, abbiamo fatto un webinar 2 settimane fa di 2 ore solo su quello, quindi non vi annoio adesso su questo. Più che altro volevo agganciarmi a questa cosa importante che ha detto Lorenzo per dirvi appunto questo. Nonostante io abbia analizzato negli ultimi, diciamo, 10 mesi il piano triennale dell'informatica 2020-2021 in maniera proprio, come dire, entrando nel minimo dettaglio, non è menzionato da nessuna parte questo tipo di piano, ad esempio il POLA. E mi sono reso conto che insieme a queste cose ce ne sono tantissime altre che in realtà dovrebbero essere riportate all'interno di un piano di programmazione ed essere gestite, almeno nei comuni con una dimensione limitata, appunto, quindi quelli sotto i 25.000, ma anche quelli, soprattutto quelli sotto i 5.000, che comunque, ricordo, sono quasi il 70% del territorio italiano. Sto facendo questo tipo di lavoro, al di là dell'aver riportato in un documento unico, che anche su questo vi avrò già annoiato abbastanza, un documento modello tipo di piano triennale partendo da tutti i capitoli, gli obiettivi, le linee d'azione di Agid, sto lavorando e sarà pronto nei prossimi 2 mesi per tutti i comuni che stanno già partecipando al progetto di affiancamento e ne vedo 3 o 4 qui inseriti oggi, sto preparando una sorta di aggiunta al piano triennale molto personale, con
confrontandomi appunto con Lorenzo o anche con l'avvocato Ramello, che saluto, che è collegato in modalità un solo udito oggi, non è parlante oggi, però è collegato con noi, sto preparando una serie di altri obiettivi che sono esterni al piano triennale perché non erano stati previsti da Agit, ma magari, come dire, sono legati appunto ad altre scadenze che sono in subentrate, slegate dal piano, oppure, cosa che sia successa, tanti altri obiettivi dei piani precedenti, quindi 2017-19 o 19-21, che non sono stati completati o che non sono stati fatti, diciamo, in maniera ottimale, sono stati portati avanti in maniera ottimale dagli enti. Quindi non solo la programmazione del piano stesso, ma anche rivedere alcune parti dei vecchi piani e o aggiungere cose su cui il responsabile della transizione digitale si trova a dover affrontare appunto durante l'anno. Quindi mettere tutto all'interno di questo documento programmatico che poi è il documento di piano triennale e che ci riportiamo di anno in anno. Quindi se vi ricordate il webinar che ho fatto sulle sezioni del piano triennale, oltre ad avere dei livelli in cui c'è piano 2020-22, capitolo, obiettivo, linea d'azione, finito tutto il piano 2020-22, una grande sezione di, come dire, obiettivi e linee d'azione extra piano triennale, ma che riguardano altre scadenze di piani precedenti o attività che l'ente sta portando avanti, parallelamente al piano triennale, ma che tangono in qualche modo il piano rispetto a qualche attività legata alla digitalizzazione. Quindi, a mio avviso, come ha detto già Lorenzo, il responsabile della transizione digitale deve essere coinvolto in questa attività e addirittura potrebbe essere, diciamo, il portatore numero uno di questa bandiera, oltretutto, perché molto spesso arriva da lui questa attività. Quindi, detto questo, non vi annoio oltre, lascio andare avanti Lorenzo. Sì, sul punto aggiungo anche una bestemmia, nel senso una cosa che probabilmente è stata ripetuta tante volte, poi all'atto pratico non si riesce mai a concretizzare. Il fatto che il legislatore abbia inserito il POLA all'interno del piano della performance, all'interno del piano esecutivo di gestione, che questa attività tocca argomenti che riguardano anche la transizione digitale, che riguardano la protezione dei dati, ci porta a ritenere che questa attività, tutte queste attività, devono essere inevitabilmente svolte in modo armonioso. È impensabile che il responsabile della transizione digitale fa la sua programmazione, il piano della performance la fa un altro e i due non si parlano, il POLA magari la fa una terza parte ancora che non si parla neanche con quello che fa la performance. È ovvio che poi si creino una serie di criticità che poi rivediamo regolarmente nella nostra attività. Quindi il suggerimento è: se uno vuole fare le cose fatte bene, questa è qui la bestemmia, sarebbe utile mettere tutti a un tavolo, stabilire le linee d'azione comuni e poi provvedere ai singoli adempimenti, POLA, piano della performance, documento di programmazione triennale della transizione digitale e procedura di adeguamento e adempimenti relativi alla protezione dei dati personali. Questa è la bestemmia. Poi al lato pratico sappiamo che è un po' difficile ottenerlo, però sarebbe l'atteggiamento ideale. Sì, tra L'ultimo. l'altro ci viene incontro anche il concetto dell'ufficio per la transizione digitale, dove si possono inserire al di là del responsabile anche figure interne all'ente che magari possono partecipare ad alcuni incontri. Quindi, ad esempio, durante un progetto di affiancamento tipo di quelli che stiamo seguendo, ci sono incontri durante l'anno che sono dedicati alla strategia, altri dedicati puntualmente a un singolo obiettivo, perché magari è un obiettivo grosso da raggiungere. In questo caso, un appuntamento potrebbe essere dedicato al gruppo di lavoro per la strategia legata appunto al POLA, quindi anche in questo caso l'ufficio per la transizione digitale, l'inserimento di alcune persone interne all'ente all'interno dell'ufficio per la transizione digitale ci viene incontro per la gestione di questo gruppo di lavoro importantissimo. Ok, allora io proseguo con l'ultimissimo punto, che è forse quello un pochino più importante. Si rammenta infine che il POLA è adottato dalle amministrazioni, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. A tal proposito appare utile rammentare che il coinvolgimento degli OSS si intende ai contenuti del piano della performance, nonché, non, scusate, non si estende ai contenuti del piano della performance, né alla definizione degli obiettivi individuati dall'amministrazione.
Qui ci fa insomma un chiarimento importantissimo, cioè il parere richiesto alle organizzazioni sindacali deve essere esclusivamente riguardante il Pola, non tutto il piano della performance. Ma questo è un passaggio obbligato. Una volta che si è redatta la pianificazione, si è fatta la bozza del Pola, bisognerebbe acquisire il parere delle organizzazioni sindacali. Sul punto non è chiaro se questo parere sia vincolante o meno. Diciamo che un parere negativo deve essere assolutamente valutato. E con questo concludo praticamente le citazioni riferite alle linee guida ministeriali. Ovviamente, come ho ripetuto prima, per i dovuti approfondimenti vi invito a leggere le linee guida, sono una ventina di pagine, facilmente leggibili, non ci sono terminologie tecniche, ci sono addirittura le note a piè pagina per quanto riguarda la bibliografia. Quindi, se uno vuole ancora di più approfondire, c'è la bibliografia messa a disposizione dal Ministero medesimo. L'ultimo passaggio che voglio fare è questo. Ora, prima abbiamo visto le richieste delle linee guida, che sono la traduzione operativa di quanto contenuto nell'articolo 14. Ma comunque siamo stati vaghi, nonostante tutto siamo stati vaghi. All'atto pratico, che cosa dobbiamo andare a scrivere? Io mi sono permesso di radunare una parte, non tutto, ciò che all'atto pratico bisogna andare a scrivere e attuare, soprattutto attuare, perché su quello poi si viene valutati, non su quello che si va a scrivere. In questa sezione che ho chiamato sportivamente dal piano alla pratica, vediamo alcuni elementi, alcuni esempi di traduzione nella pratica di quanto richiesto dalle linee guida ministeriali. Partendo, diviso, pardon, ho diviso in procedure d'accesso, procedure di assegnazione, formazione e informazione. Andiamo proprio a vedere. Procedure di accesso. Qui si interseca in questa serie di slide sia gli aspetti organizzativi, quindi la regolamentazione, sia la parte di pianificazione Pola. Prima ho detto che erano due cose ben distinte, ora mi sto tradendo perché faccio entrambe le cose. Cioè, mi sto ponendo una serie di questioni che devono essere affrontate sia nella pianificazione sia nella conseguente regolamentazione interna. Alcuni esempi di fase d'accesso, che mi sono dimenticato di dirvi cosa intendo. Si intende l'insieme di prassi che vanno dalla richiesta di accesso all'effettivo inizio della prestazione lavorativa in modalità agile. Cioè, tutto ciò che va dalla richiesta scritta, che normalmente deve essere scritta, di accedere al lavoro agile da parte del dipendente al momento in cui effettivamente il lavoratore comincia a operare in modalità agile. In questo arco di tempo ci sono una serie di adempimenti, alcuni dei quali assolutamente obbligatori. Primo, bisogna predisporre un modulo di richiesta di accesso al lavoro agile. Perché suggerisco di predisporre un modulo? Perché all'atto della richiesta bisognerebbe già chiedere delle informazioni di base, per esempio chiedere che tipo di computer ha a disposizione il dipendente, se è un computer all'altezza, se è un computer nuovo o vetusto, se ha già installato dei protocolli di sicurezza. Perché? Perché, come ho detto prima, non è scritto da nessuna parte che l'ente abbia l'obbligo di fornire i computer, tra virgolette, aziendali. È fortemente richiesto. Ma questo comporta di mettere in bilancio l'acquisizione di apparecchiature informatiche che potenzialmente potrebbero non essere utilizzate. Perché qui stiamo parlando di lavoro agile su richiesta, non di lavoro agile obbligatorio. Quindi, in generale, nel modulo di richiesta bisogna fare delle domande fin da subito, tipo dove espleterà la propria attività lavorativa. È consentito, per esempio, di chiedere al lavoratore dove lavorerà. Perché se questa persona ti risponde al bar sotto casa, è evidente che ci sono dei problemi poi di riservatezza dell'attività che svolge. Se risponde a casa mia presso tale indirizzo, è un altro discorso. Quindi bisogna predisporre un modulo, qualcosa di accesso al lavoro agile e poi bisogna anche stabilire quel modulo a chi il dipendente debba inviarlo. Di norma si coinvolgono i responsabili di posizione organizzativa che ricevono queste richieste. Ma una volta ricevuta questa richiesta, ci deve essere una procedura di valutazione della richiesta, cioè il responsabile di posizione organizzativa che riceve questo modulo deve sapere quando può negare la richiesta e quando è tenuto ad accettarla. In generale, la regola è la seguente:
si è sempre tenuti ad accettarla, purché non vi siano difficoltà oggettive insormontabili, difficoltà di natura tecnica che non possono essere superate neanche in una programmazione triennale. Gli esempi ne potrebbe fare diversi Marella a riguardo, che ha affrontato aspetti tecnologici dello smart working l'anno scorso in maniera più dettagliata, però i criteri sono, si accetta sempre purché non ci sia una impossibilità oggettiva, oppure se la funzione non è smartabile praticamente per nulla, insomma, se l'operatore ecologico fa richiesta di lavoro agile, è evidente che la richiesta venga rifiutata. E non solo, bisogna anche valutare fin da subito i requisiti tecnologici del dipendente, quindi il computer che ha, e quindi bisogna avere una traccia, una linea guida, una procedura che il responsabile di posizione organizzativa segue. Una volta che è stata accettata la richiesta, si arriva all'accordo individuale. Ovviamente, se la richiesta viene rifiutata, il suggerimento mio è quello di motivare il diniego. Quindi anche in questo caso deve esistere una procedura per rispondere in forma scritta e motivare il diniego. Ma se la richiesta viene accettata, bisogna passare all'accordo individuale. Oggi noi non facciamo l'accordo individuale perché i recenti decreti della fase emergenziale hanno derogato questo obbligo. Ma il decreto 81/2017 obbliga il datore di lavoro che accetta la richiesta oppure decide di proporre la modalità agile a un proprio dipendente a stipulare un apposito accordo individuale, nel quale sono contenute tutta una serie di informazioni e di pattuizioni, per esempio eventuali fasce di reperibilità, piuttosto che l'utilizzo e le norme di utilizzo e di sicurezza. Ecco perché vi dico anche che c'è da coinvolgere anche il responsabile protezione dati, perché un check sul punto, sulle misure di sicurezza è doveroso da parte sua per quanto riguarda i dati personali e è doveroso anche da parte del responsabile per la transizione digitale per quanto riguarda eventuali migliorie tecnologiche. Quindi l'accordo individuale va stipulato e quindi da qualche parte bisognerà buttare giù una bozza di accordo individuale, perché è evidente che non sempre il responsabile di posizione organizzativa è nelle condizioni di saperlo scrivere in autonomia. E quindi bisogna mettere giù una bozza di un accordo di questo tipo. Adesso se mi fa la grazia di girare la slide, eccola. E poi bisogna anche stabilire i criteri per l'eventuale assegnazione di strumentazione tecnologica, se l'ente decide di fornirlo, oppure, e qui è delicatissima la questione, procedura per l'adeguamento degli strumenti personali. L'ente potrebbe decidere di porre come condizione che l'introduzione piuttosto che l'installazione di determinati software, determinati strumenti sia operata esclusivamente dal CED o dal consulente amministratore di sistema, per intenderci. E quindi serve una procedura in tal senso, cioè quali sono gli strumenti che il dipendente deve installare, quali sono gli strumenti che il dipendente deve saper utilizzare. Tutti questi aspetti vanno regolamentati, anche la procedura di eventuale, tra virgolette, omologazione della strumentazione personale. Ma anche banalmente la deviazione di telefonate, beh, bisogna sapere se il dipendente ha un cellulare, è disposto a utilizzare il cellulare aziendale per finalità lavorative, bisogna eventualmente fornirgli dei cellulari aziendali. Questo va richiesto nel modulo di richiesta al lavoro agile, va inserito nell'accordo individuale e bisogna poi eventualmente fare un passaggio con il CED. Tutti questi aspetti, banalmente, sono solamente gli aspetti preliminari, quelli che portano da una richiesta di lavoro agile all'attivazione effettiva del lavoro agile, passaggi che in fase d'emergenza noi abbiamo completamente, quasi completamente bypassato, ma che siamo tenuti a applicare in fase, tra virgolette, ordinaria. Allora, eccoci qua. Per quanto poi riguarda tutto il periodo di permanenza in lavoro agile del dipendente, ecco, tutti questi aspetti poi vanno gestiti, cioè la fase iniziale, ok, ma poi il dipendente comincia a operare smart working e lì bisogna assegnargli degli obiettivi, valutare il raggiungimento degli obiettivi, star dietro alle eventuali esigenze tecniche. Ecco, insomma, io ho riassunto brevemente quello che avviene quando il lavoratore è in modalità agile. Tenete conto che
nella programmazione tutto quello che ho detto prima va inserito. Va inserito anche quello che sto per dire nella programmazione e poi deve essere concretizzato nella regolamentazione. Prima di tutto, criteri per l'assegnazione degli obiettivi. Cioè, come si concordano gli obiettivi? I due, responsabili di posizione organizzativa, piuttosto che il dirigente e il dipendente, si sentono al telefono e concordano gli obiettivi, o gli obiettivi vengono assegnati unilateralmente? È evidente che sia preferibile la prima, ma quindi stabilire come vengono concordati gli obiettivi, come vengono assegnati. Mando un'email, mando un WhatsApp, utilizzo uno strumento come. Potrebbe essere Asana, hai altri strumenti per la gestione del lavoro in ufficio? Tenete conto che sarebbe utile utilizzare questi strumenti di organizzazione del lavoro anche per coloro che lavorano stabilmente in ufficio, di modo che tutti quanti usino lo stesso strumento. Però sto parlando di un elemento che potrebbe essere considerato impossibile da implementare. Prendetelo così, però devono esistere degli strumenti, dei criteri per l'assegnazione degli obiettivi e per la tracciabilità di questi obiettivi, sia la documentabilità del fatto che l'obiettivo è stato assegnato, sia la documentabilità del fatto che l'obiettivo è stato o raggiunto o non raggiunto. Poi servono degli strumenti per il monitoraggio per l'appunto dell'obiettivo, gli stati di avanzamento, anche ai fini della valutazione della performance individuale, quindi deve essere stabilito proprio con un criterio di performance. E poi, cosa che suggerisco io di fare, è quella di introdurre delle relazioni periodiche sulla performance del lavoratore in modalità agile, che possa essere redatta dal responsabile di posizione organizzativa, oppure dei questionari interni, insomma, verificare l'andamento del personale in modalità agile. E questo deve essere inserito sia nella programmazione, sia nella regolamentazione. Come vedete, sono degli esempi. Delle cose molto semplici che però devono essere stabilite in partenza. Per quanto riguarda la formazione, le linee guida affermano che ove le competenze abilitanti al lavoro agile non siano sufficientemente diffuse, l'amministrazione deve progettare adeguati percorsi di formazione. Io ultimamente sto cominciando a pensare che l'utilizzo della classica formazione molto spesso non sia fino in fondo efficace, ossia mettere delle persone di fronte a uno schermo o di fronte a un redattore per 3-4 ore a spiegare come funziona il pacchetto Office, difficilmente lo vedo efficace. Piuttosto, io sto cominciando a ritenere che sia più utile dare dei manuali operativi. Vi faccio un esempio banalissimo. Qualche tempo fa, mia fidanzata ha iniziato a lavorare in smart working e il responsabile della IT della sua azienda le ha mandato le utenze, il link per scaricare da VPN e una linea guida scritta, fatta anche piuttosto bene. Ora, immaginate di dover mettere a lavorare in modalità agile un dipendente e che l'unico cosa che va aggiunta al computer personale sia la VPN. Immaginatevi di mandargli link e utenze e di non mandargli una linea guida, cioè deve fare lui, deve sbrigarsi da lui. È evidente che nell'ambito dei cosiddetti percorsi di formazione rientrino anche strumenti di informazione. Per esempio, si può utilizzare i video di YouTube, ci sono un sacco di video su YouTube che spiegano come, ma anche in maniera molto semplice, come utilizzare Excel nel modo giusto, come utilizzare le cose basilari. Quindi non è solamente il mettere davanti a uno schermo i dipendenti o il mettere davanti a un relatore dipendente a spiegare un singolo argomento per ore, ma è mettere a disposizione dei dipendenti le informazioni in modo che siano abituati a risolversela da soli, perché lavorare in smart working significa avere anche un po' di problem solving. Lo vediamo tutti quanti, l'abbiamo visto poi, il trionfo del problem solving è stato durante la fase di emergenza. Molto spesso i dipendenti stessi hanno dovuto trovare soluzioni creative, ma è proprio quello che richiede il lavoro agile. Ora, io ho promesso di restare nell'ambito di un'ora e 40. Siamo a 1 ora e 30 e poco più, e io la mia filippica l'avrei finita, cioè la mia digressione sul Bola. Al lato pratico vi dirò
tutti questi aspetti di natura organizzativa, gli adempimenti eventuali di questa natura tecnica, gli aspetti formativi e informativi possono essere sintetizzati anche in una semplice formula tabellare, purché sia assolutamente comprensibile e sia comprensibile come tradurre quelle indicazioni nella pratica. Quindi bisogna essere specifici nella parte di programmazione, ovvero sia nel CODA. Io dunque ho terminato per il momento, sono a disposizione per eventuali domande. La palla ripassa all'amico Andrea Marella, che sicuramente ci terrà un'altra ora. No, giuro, sei una persona orribile comunque, non ti invito mai più. Sì. Allora, vabbè, a parte ringraziare Lorenzo, che è qui ancora a disposizione per qualche domanda, quindi se avete bisogno scrivetemi. Allora, vedo qualche domanda sicuramente legata più allo smart working in generale che non alla parte proprio del poll, quindi della documentazione. Però, vabbè, visto che abbiamo ancora qualche minuto, la provo a vedere insieme e gestire. Magari, non so se mi sente, c'è anche l'avvocato Ramello collegato, eventualmente se ha voglia di intervenire su questa, può farlo tranquillamente, altrimenti eventualmente mi rivolgo a Francesca. Possiamo eventualmente rispondere via mail. La domanda è molto semplice, dice come procedere con i lavoratori fragili a cui non possono essere assegnati lavori agili. Ok, in questo caso non lo so, io dico la mia, poi non so se Massimo vuole intervenire prima che io dica qualcosa oppure mi vuole lasciare a briglia sciolta come piace a me, però nella realtà è ovviamente come procedere con i lavoratori fragili a cui non possono essere assegnati lavori agili. Beh, allora, innanzitutto il lavoro agile non è obbligatorio, cioè nel senso che non è che tutto il 100% dei dipendenti devono essere in smart working. Chi ne fa richiesta, è quello che diceva prima Lorenzo, ovviamente portarli fino alla percentuale del, c'è stato l'aggiornamento, mi hai detto? A quale Io? percentuale al massimo? Sì, ho sentito prima che si parlava di una percentuale. 60 è l'ideale se si fa la pianificazione. Esatto. Quindi in realtà è ovvio che, ad esempio, questo tipo di dipendente può rimanere tranquillamente all'esterno del lavoro agile, quindi rimanere in un certo tipo di lavoro classico, ad esempio. Poi altrimenti capire un attimo cosa si intende per lavoratore fragile a questo punto di vista, ecco. Mi consenti una digressione. Per quanto riguarda l'accesso al lavoro agile, ci sono delle situazioni in cui magari le richieste superano le reali capacità dell'ente di garantire il lavoro agile. Per esempio, un ente si limita al 60,1% e le richieste sono superiori. Qui è lecito mettere dei requisiti preferenziali, cioè dei canali preferenziali per chi, per esempio, è una categoria fragile. Ma di per sé, se uno è una categoria fragile, dovrebbe essere maggiormente interessato all'attivazione del lavoro agile. Quindi non capisco che tipologie possano essere di lavoratori fragili che non possono lavorare in modalità agile. Magari se ci fa un approfondimento possiamo rispondere meglio. Sì, mentre mi chiede Silvia, ho una domanda per i comuni sotto i 5.000 abitanti. È corretto quanto ho inteso, ovvero il POLA in sé non è obbligatorio, ma è invece obbligatorio il piano delle performance, all'interno del quale dovrebbe esserci la sezione del POLA. Esatto, quindi se il POLA è una sezione del piano della performance e il piano della performance va approvato entro il 31 gennaio, l'ente sotto i 5.000 abitanti che non approva il PEG deve obbligatoriamente approvare il POLA, altrimenti il piano della performance è incompleto. Non si potrà più fare nessun piano della performance, ma anche con il POLA. Questa è la sintesi. Ok, va bene. Per il resto, beh, intanto che arrivano magari altre domande, vi dico due cose. Allora, innanzitutto, come avevo anticipato all'inizio, sicuramente al di là di aver fatto un po' di chiarezza oggi su questo aspetto, e come vi dicevo prima, fino a qualche settimana fa avevamo dato qualche supporto sporadico, poi visto le numerose richieste che mi erano state fatte via mail, un po' a me, un po' a Lorenzo, un po' all'avvocato, abbiamo messo insieme questo progetto di supporto che ovviamente ha
tre livelli come al solito che noi gestiamo, quindi una prima eventualmente gratuito in cui ovviamente diamo alcune informazioni, poi una versione base in cui chiaramente cominciamo a dare più una mano a gestire la documentazione, rispetto a un completo in cui c'è proprio delegate, ci delegate tutto il lavoro, andiamo a scrivere noi tutto quello che riguarda proprio la documentazione, sempre in concerto ovviamente con chi se ne occupa all'interno dell'ente. Quindi senza tediarvi troppo su questa parte, perché non ho intenzione di farla trasformare in un'azione commerciale assolutamente. Mi interessava darvi tutte le informazioni che servivano per questo. Mi piace però, sapete, sempre darvi la possibilità, eventualmente, se non sapete come dove sbatterci la testa oppure non sapete cosa fare, eventualmente, rispondete pure alle mail che vi arriveranno stasera con le slide, la registrazione e tutto quanto. Vi manderò anche un documento di presentazione del servizio che eventualmente possiamo offrirvi. Quindi, nel caso, voi fatemi sapere. Se vi interessa, poi vi metto in contatto con i nostri tutor per verificare un attimo qual è il livello che vi serve di più, se quello eventualmente diciamo di base o quello completo, in base alle vostre competenze e anche al vostro livello che avete raggiunto di documentazione. Intanto devo riportare i complimenti di Michele a Lorenzo, che dice veramente chiarissimo nell'esposizione, quindi io lo voglio riportare, che Lorenzo so che è un cavallo di razza, anche se purtroppo si sposa, quindi è una di quelle cose che ho cercato di dirgli che non si fa, però gli errori li fanno anche i migliori. E io ne so qualcosa, quindi in realtà niente, vediamo. Anche Costantino, fai complimenti a Lorenzo. Benissimo, e sono contento che hai fatto incetta. Benissimo, benissimo. E vediamo un attimo, mi stanno dicendo qualcosa sui lavoratori fragili. Ok, perfetto. Ok, no, va bene, direi che ci siamo. Non so se qualcuno vuole intervenire, ancora qualcosa da chiedere. Nel caso, vedi anche Luca dice finalmente ben spiegato, anche Silvia si unisce ai complimenti, quindi devo dire, guarda, sono veramente contento e non ho avuto dubbi, infatti l'abbiamo organizzato in una settimana, neanche una settimana, quando è che ho mandato gli inviti? Lunedì forse. Sì. Sì, abbiamo organizzato molto velocemente perché quando ho visto come aveva preparato tutto Lorenzo, ho detto no, facciamolo, secondo me è veramente interessante tirare fuori tutto. Sono contento anche di averlo registrato e sarà disponibile ovviamente per tutti voi a breve. Detto questo, vediamo, c'è ancora Michele che dice, quindi il POLA deve essere realizzato dal collega che si occupa della stesura del piano delle performance coadiuvato dall'RTD. Sì, in teoria se c'è già un consulente che si occupa del piano della performance, sarebbe lui la prima scelta. Tenete però conto che dovete avere un responsabile di transizione digitale all'altezza, quindi che conosce questa tipologia di tecnologie, e poi bisogna fare l'analisi di cognizione interna. Quindi se avete un collega che si occupa del piano della performance, potete lasciarlo fare a lui, a meno che non dichiari di non avere le competenze. In fin dei conti è un nuovo adempimento che nelle contrattualistiche non era previsto. Sì, considerando tutti gli adempimenti che ci sono e considerando che, ripeto, c'è anche tutto il piano triennale, la stesura del piano triennale da fare, io consiglio sempre di verificare eventualmente la possibilità di essere affiancati. Per chi ha partecipato agli ultimi due o tre webinar che abbiamo fatto, quindi quelli dall'inizio anno, insomma, avrete visto che abbiamo modificato un po', grazie, se vogliamo, tra virgolette, all'avvento del Covid, c'è stata più possibilità di lavorare da remoto. Quindi smart working e anche voi stessi nelle pubbliche amministrazioni mi avete dato la possibilità di lavorare con voi da remoto, mentre prima volevate a tutti i costi che io girassi l'Italia, non che mi facesse schifo, visto che avevamo preso qualche comune interessante che un po' mi manca nel litorale Ligure, piuttosto che in Sardegna, però vabbè, detto questo, abbiamo sbloccato questa possibilità di lavoro da remoto. In realtà anche tutti i nostri metodi, tutti i nostri sistemi si sono adeguati, quindi anche a livello economico si sono adeguati i prezzi e possiamo veramente dare una mano in giro per l'Italia a tutti. Perciò sicuramente, come si diceva all'inizio o a metà del webinar, il responsabile della transizione digitale rimane una figura comunque chiave. Ho appena finito di scrivere una guida di 25 pagine completa che poi vi manderò nei prossimi giorni, tanto riceverete la mia mail.
E dentro si parla appunto anche in questo caso di strategia, okay? E di organizzazione, un po' come come il concetto del Pola. Quindi, ripeto, sempre di più e sempre più spesso Agid si metterà in contatto, Agid o i ministeri si metteranno in contatto con la figura del responsabile pescando i dati con dei web service dall'indice della PA. Quindi, se non avete pubblicato lì i vostri dati, alcune volte vi perdete un sacco di informazioni che Agid sta mandando. Quindi, di per sé vi sollecito anche in questa nomina e nella pubblicazione del dato perché è importantissimo. Okay? Detto questo, vedo che siamo a posto con le domande, abbiamo fatto una nostra bella ora e mezza secca di chiacchierata. Io intanto vi ringrazio tutti, vabbè, soprattutto ringrazio Lorenzo e non vedo l'ora che adesso è venuto apposta e siamo qui uno di fianco all'altro perché in realtà dobbiamo andare a mangiare insieme, che era un po' che non lo facevamo prima che ci chiudono ancora in zona arancione la settimana prossima, sento questo sentore. E alla faccia dell'avvocato ci andiamo a fare delle bellissime ribs cotte a bassa temperatura, quindi. Mi dispiace per i vegani, non ci sono quelle al seitan, perciò niente, sono così. Va bene, ragazzi, vi ringrazio e ci sentiamo ai prossimi webinar. Ripeto, ringrazio ancora tantissimo Lorenzo per questo intervento e avrete mie a breve via mail con tutte le indicazioni appunto di questo webinar, registrazione, slide ed eventualmente la possibilità di un supporto esterno. Ok? Quindi vi mando un salutone e vi faccio fare l'ultimo saluto a Lorenzo. Saluto tutti. Sì, l'ultimo saluto è questo, saluto a tutti. Benissimo, ciao ragazzi, alla prossima. Arrivederci.